Ciao amici, ciao amiche, voglio parlare in questo video della legge di attrazione in pratica, come funziona, come far funzionare in pratica la legge d'attrazione. Allora, la legge d'attrazione è quella legge che ci permette di entrare in risonanza con certe frequenze e attrarre nella nostra vita certe esperienze. Questo è fondamentalmente la legge d'attrazione. Ovviamente devono essere esperienze che, diciamo, fanno parte del nostro karma, di cui in qualche momento abbiamo messo dei semi. Per cui, se non avessimo messo dei semi, ci conviene metterli. Questo qua si chiama generazione del campo dei meriti. Cioè, se voglio vivere l'amore, devo mettere dei semi dell'amore, devo fare azioni che vanno verso l'amore. Se non l'avessimo fatto in questa vita o in altre vite, conviene sempre, prima cosa, prepararsi un campo dei meriti. Perché se tu non ti prepari un campo dei meriti e non sai di avere fatto in questa vita, se in questa vita non hai mai dato amore a nessuno, per fare un esempio, amore disinteressato, perché l'amore è disinteressato, non si intende. Io do una cosa a te affinché tu dai una cosa a me. L'amore deve essere qualcosa di disinteressato. Se tu, diciamo, ti sei reso conto che in questa vita, in altre non puoi saperlo, per cui diventa un terno all'otto, conviene ragionare su questa vita. Non hai mai dato amore in modo disinteressato a qualcuno, non hai creato delle cause per poter sperimentare l'amore. Quindi la prima modo, cioè il punto di partenza deve essere che se voglio, diciamo così, raccogliere delle mele, devo aver seminato delle mele. Perché se spero di raccogliere delle mele, ma non ho seminato mele, sarà impossibile raccogliere queste mele. Quindi, prima cosa, devi dare amore in modo disinteressato, se vuoi sperare di poter raccogliere amore. Una volta che hai fatto questo e hai creato il campo dei meriti, devi, diciamo, esprimere il desiderio che tu vuoi. Esprimerlo significa che tutto te stesso, tutta te stessa deve essere allineato su quel desiderio. Alle volte le persone non sanno nemmeno esattamente cosa vogliono, in quali termini lo vogliono. Perché, diciamo, tu dai amore in generale, supponiamo di rimanere sull'amore, che è un tema che interessa sempre, e vuoi ricevere amore, ma cosa vuol dire ricevere amore? Non è che puoi sintonizzarti sulla frequenza del ricevere amore, potresti ricevere amore da un animale, ad esempio. Oppure potresti ricevere amore, che ne so, da tua madre, da tuo fratello, da tua zia, da tua nonna. Devi specificare che tu vuoi ricevere amore da un punto di vista sentimentale, vivere una relazione sentimentale. E poi, una persona che ti dia amore deve essere una persona che ti coinvolge comunque, quindi devi essere in grado di farti coinvolgere su una persona che ti dia amore, non su una persona che ti dà sofferenza, perché poi molte persone si coinvolgono sulla sofferenza, sull'abbandono, sulla disistima, sul rifiuto. Quindi, come secondo passo, diciamo, devi ben definire quello che vuoi. Ben definirlo prima di tutto a te stesso o a te stessa. In secondo luogo, siccome poi devi esprimere un'intenzione, deve essere ben chiaro. Quindi, quello che suggerisco è di scriverlo. Scrivere nei dettagli ciò che tu desideri, il tuo obiettivo, ciò che tu desideri veramente sperimentare. Più dettagli metti, meglio è. Più riesci a esprimere una cosa in dettagli, diciamo, precisi, mettendo tanti aggettivi, più riuscirai, per così dire, a esprimere poi un'intenzione positiva. Una volta che hai specificato bene quello che tu vuoi, prima hai creato il campo dei meriti, secondo step hai scritto, diciamo, quello che tu vuoi, devi assimilarlo un po'. Perché questa cosa qua deve entrare a far parte del tuo bagaglio inconsapevole, del tuo bagaglio emotivo, non del tuo bagaglio logico-razionale. Per cui questo foglio, questa cosa che tu hai scritta, devi leggerla tante volte. La puoi leggere al mattino. La cosa migliore sarebbe che tu imparasse a memoria. Perché
per non essere poi legato dal, diciamo, per non essere poi legato dal foglietto che devi leggere. Quindi il tuo obiettivo va espresso in termini positivi, non per meglio dirci, se tu scrivi non voglio soffrire, stai in realtà dicendo alla tua parte emotiva voglio soffrire, perché la parte emotiva non riconosce la non sofferenza. La non sofferenza diventa sofferenza. Quindi devi scriverli in termini positivi, in modo sintetico, più sintetico possibile, e te lo impari a memoria e te lo reciti come un mantra. Dovresti farlo per almeno 21 giorni. 21 giorni di recitazione quotidiana, più volte lo reciti meglio, almeno una volta prima di addormentarti la sera, o eventualmente al risveglio, ma meglio prima di addormentarsi la sera. Molto meglio se lo fai 2 volte al giorno, se non 3. Comunque, poi di fatto non è che scrivi la Bibbia o la Divina Commedia, a recitarlo ci stai qualche minuto, forse neanche, quindi puoi farlo anche 2, 3, 4 volte al giorno. E per un blocco di 21 giorni, in modo tale che questo entri dentro, questo pensiero, questo desiderio. Dopodiché devi esprimere un'intenzione. L'intenzione che cos'è? L'intenzione è, diciamo, caricare emotivamente questa cosa che tu vuoi, questo desiderio che vuoi. Per caricare emotivamente devi andartela a rivivere nella fantasia. Rivivere nella fantasia vuol dire crearti una situazione tale per cui tu stai vivendo quello che tu desideri e devi caricarlo emotivamente, cioè viverti proprio il pathos, entrare proprio, questa è l'abilità, diciamo, nell'esprimere l'intenzione, entrare proprio dentro alla parte, come se la stessi veramente vivendo. Se una persona in modo intenso pensa di mangiare un succoso limone, questo succoso limone diventerà, diciamo, parte di produrrà un aumento della saliva, come se lo addentasse realmente. Prova a chiudere gli occhi, immagina di addentare un succoso limone, di affondare proprio i tuoi denti dentro questo succoso limone, sentire l'acido del limone che ti impasta la bocca, che ti cala nella gola, e vedrai che aumenterà la saliva. E questo significa esprimere un'intenzione. Quindi l'intenzione deve essere un'emozione, l'emozione dà energia. Se riesci, fai anche delle azioni che vanno in quella direzione. Fai anche delle azioni perché vanno a consolidare il tutto. In questo modo mandi un messaggio forte all'universo di quello che tu desideri e che sei tutto centrato. Ovviamente ci possono essere dei blocchi, quindi conviene fare delle meditazioni che vanno in quella direzione per eliminare tutti i blocchi che i blocchi sono dei pensieri contrastanti, per cui non è detto che tutto vada liscio dall'inizio. Ci può volere più tempo, serve un allenamento. L'allenamento serve essenzialmente per togliere dei pensieri contrari, perché poi se uno dice, non so, pensa voglio vivere l'amore, e poi c'è una vocina dentro che dice, ma tu non meriti di vivere l'amore. E allora ci saranno degli antidoti che ti freneranno, per cui queste vocine vanno fatte emergere, vanno disinnescate fondamentalmente. E quindi in questo modo diciamo che riuscirai a esprimere fortemente l'intenzione. Dopodiché, se l'intenzione è espressa proprio dal profondo, dalla parte emotiva, dalla parte logica, devi soltanto aspettare. Perché è come se avesse arato il terreno, zappato, concimato, seminato e innaffiato dopo. Non devi fare più nulla, devi semplicemente aspettare. Perché qualunque azione tu vada a fare successivamente andrà a peggiorare la situazione. Un po' come dire, uno ha seminato e ogni tanto va a disotterrare il seme per vedere se il seme stava crescendo. Nel momento in cui vado a disotterrarlo, lo distruggo, lo uccido. Allo stesso modo non devi innaffiare troppa acqua lo fa marcire, non devo concimare troppi fosfati, sostanze chimiche lo bruciano. Quindi di fondamentale importanza. A quel punto lì devi solo aspettare con fiducia, fede, fiducia e gratitudine. Queste tre parole, fede e fiducia. La fede è che esiste una legge d'attrazione.
come dire, ho fede nella legge del karma, questo è molto importante, credere che esiste la legge dell'attrazione, avere fiducia che tu hai fatto le cose giuste per far funzionare la legge dell'attrazione e gratitudine, dire grazie all'universo che ti farà cadere quello che tu ti aspetti di cadere. Questo è in pratica come far funzionare la legge dell'attrazione. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. In più, se ti iscrivi al canale, mi raccomando di iscriverti al canale, potrai fare una domanda, la domanda va postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!